Ciao Ciccine! Allora, eccomi qua, a grande richiesta perché me l'avete chiesto spesso, quindi eccola qua, l'altra parte della mia collezione personale di borse. Quindi vi faccio vedere un po', alcune le avete già viste, e insomma questa è l'altra parte di borse, diciamo, le borse a cui sono particolarmente affezionata. O che hanno un valore, insomma, affettivo, o mi ricordano qualcosa o qualcuno in particolare, per cui, insomma, o mi piacciono particolarmente, ecco, senza magari nessun valore affettivo. Comunque, vado subito, vado un po' random, quindi troverete varie tipologie. Questa, molte di voi la riconosceranno, è in gelli, in silicone. Ed è la perfetta copia della candy bag della Furla, quindi è un bauletto è rosa, come vedete, è rosa chiaro, e si apre con la zip, ha la sua tracollina che però io non uso mai, almeno la tracollina sia la tracollina in catena, catenina dorata, e ha qui il lucchetto, e insomma è carina, è bella capiente. L'unica cosa è che io i bauletti, a portarli così dopo un po' mi ci stanco un po', però mi piacciono. Vado veloce perché sono un po', altra borsa che mi piace è questa, e mi piace perché ha tutte le borchiette e ha queste croci, è un po' particolare. L'ho comprata all'OVS. L'ho usata parecchio, diciamo che è parecchio comoda, intanto perché ha la tracolla qui, quindi da portare sia a braccio sia a spalla, comoda perché è piatta, perché è morbida, per cui non vi fa male, è capientissima perché veramente ci sta il mondo, cioè si apre completamente, addirittura si allarga perché abbassate queste, quindi si allarga ulteriormente, però non ve ne è bisogno più di tanto. Ha la zip all'interno, ora è piena di carta, di buste perché le tengo, sapete, sempre in forma, e poi si chiude solo col pulsante. E questa è una cosa positiva e negativa, perché è positiva perché io le tengo sempre aperte, quelle con la zip, difficilmente le apro, le chiudo, quella zip insomma mi scoccia. Invece devo dire che con questa almeno la chiudo velocemente, l'apro velocemente, quindi ok. Certo, se andate al mercato dovete stare attente perché è facile infilarci la mano e quindi ovvio per questo. Però diciamo che fondamentalmente per me che sono pigra e che le tengo sempre aperte è comoda. Un'altra borsa che vi faccio vedere è questa. Anche questa, le più informate, le più modaiole la conoscono. È un'imitazione in vera pelle. Imitazione, per imitazione intendo più che altro inspired. Cioè, è ispirata alla Peekaboo della Fendi ed è quella con l'apertura così che hanno tutte le star che spesso, ecco, tengono aperte. Ecco, in questo caso anch'io la tengo sempre spesso aperta e ha i due scomparti. Dico che non è un'imitazione perché effettivamente non ha scritte Fendi, non ha semplicemente una bottega che lavora la pelle, che crea modelli ispirati del tutto identici a quelli delle grandi firme, però sempre di qualità, sempre c'ha, cioè, tutte le cuciture, perfetta proprio. Semplicemente non c'è scritto Fendi. Ha anche la sua tracollina, se non sbaglio, è dentro, ma io non la utilizzo. Ha le taschine, è comoda ed è una dimensione giusta, non è gigantesca e non è piccola. Io la uso anche così, comunque si usa, diciamo, fondamentalmente, insomma, bauletto. L'unica cosa, essendo pelle ovviamente si può graffiare, però a me piace la pelle vissuta e poi mi piaceva, la facevano in tutti i colori, ma mi piaceva questo azzurro, forse voi lo vedete più blu elettrico in videocamera, invece no, è più un carta da zucchero, un blue jeans, insomma. L'unica cosa che ho fatto, no, ma non si vede neanche più, praticamente si era aperta una confezione di salviettine umide dentro e mi si era fatta un, però sono piacevolmente sorpresa del fatto che col tempo si è asciugata e non si vede più. Beh, sono contenta perché ero
distrutta quando ho visto sta macchia, sta patacona, ho detto io ok, ho rovinato la borsa. Invece no. Altra borsa che adoro, che uso poco perché ovviamente per le dimensioni la sfrutto poco, pochissimo, però la adoro, è questa. E praticamente la borsa è una borsa D&G ed è originale. Ha il lucchettino con la scritta D&G, ha la sua chiavetta qui dentro ed è tutta in vernice lucida, si apre così. Non è altro che la borsa a cui si sono ispirati tutti, tutti, tutti. Vabbè, adesso ho chiuso il lucchettino e quindi questa parte non la posso aprire. Si sono ispirati tutti quelli che hanno fatto le borse a busta. Praticamente, ecco, quelle che vedete con le nappine, eccetera, sono tutte ispirate a questo modello di borsa qui, che non è altro che di Dolce & Gabbana. Mi piace un sacco, ovviamente la uso poco per la dimensione e per il colore, però è un classico e l'adoro, e comunque ho dei ricordi, per cui per me rappresenta qualcosa. Ecco qui, questa è un'altra, parlando di borse piccoline, ed è tutta in madreperla. Come vedete, è tutta, tutta in madreperla, è una borsa veramente particolarmente preziosa, è il manico di perle, queste sono sintetiche, però questa è tutta madreperla e strassini che sono Swarovski, è certificata. Ha ancora il cartellino perché è particolarmente elegante e non l'ho ancora sfruttata, però insomma mi piace il colore neutro, mi piace la forma a sacchettino e poi è strana, a me le cose strane, un po' particolari mi piacciono. Il solito, insomma, lo troviamo anche al mercato, per cui questa è l'altra. Poi andiamo avanti. Questa la conoscerete, la riconoscerete un po' tutte. È un Alviero Martini, prima classe. Ed è qui in tessuto marrone e poi ovviamente ha tutto il bordo, il profilo laterale con la famosa mitica stampa e i manici in cuoio, in vero cuoio. Questa è bellissima, è comoda, è versatile, si può usare veramente d'estate, d'inverno, col jeans, vestiti eleganti, è bellissima. Ha la chiusura così, quindi facile, come vi dicevo io, se fosse stata con la zip la lasciavo sempre aperta, almeno questa la posso chiudere e socchiudere velocemente. E all'interno ovviamente è tutta logata. Sto registrando di sera, quindi spero che si veda qualcosa. Comunque all'interno ha tutti i marchietti, ovviamente prima classe, poi ha la sua zip, il portacellulare e la chiusura è questa. Quindi questa è l'Alviero. Poi questa è un'altra, mi piace molto, è di Bershka Pinky, un franchising del genere, non so se c'è scritto dentro, non c'è scritto dentro, sì, di Pinky, dentro è così, è abbastanza capiente, è come un baulettone, è un rosa cipria e i manici neri. Sotto è semplice e dietro ha la zippetta classica per infilarci il cellulare e trovarlo subito. E questo è stato un regalo perché insomma l'ho vista, mi ci sono proprio fiondata, mi sono innamorata e me l'hanno regalata. Quindi, e tra l'altro è stata una delle prime cose, delle primissime cose che ho visto rosa cipria, perché ancora non era un colore così diffuso e mi piaceva, quindi lo trovavo difficilmente. Quando l'ho trovata, ma mi sono proprio catapultata, catapultata proprio. Poi eccola qua, questa è un'altra borsa che mi piace da impazzire, da impazzire, in vera pelle, tutta in vera pelle, è una pelle bellissima perché è di quelle pelli comunque non mollicce, mosce, proprio
ben lavorata, ha queste pieghe qui davanti, il manico corto quindi da portare a bauletto in vernice rigido e poi la tracollina corta comunque quindi da portare sempre. Mi piace perché ha un sapore un po' vintage, sembra un po' la borsa ereditata dalla nonna. Di lato ha questa lavorazione un po' più scura e la uso molto. Devo dire che è bella perché il color cuoio lo potete usare d'estate e lo potete usare d'inverno tranquillamente, per cui è una borsa versatile. L'unica cosa l'ho rovinata un pochino qui, strofinandola sicuramente in qualche jeans. Non so se vi capita che magari avete un jeans scuro comprato da poco o che ancora perde colore, quindi pur lavandolo 1, 2, 3 volte continua a perdere colore, strofinandoci la borsa, utilizzandola, strofinando sul fianco, capita che si rovini e purtroppo a me capita spesso. Infatti adesso ci faccio un po' più attenzione, magari non metto le borse chiare, metto le borse scure con quei jeans. Questa qui ve l'avevo fatta vedere perché è stato comunque un ultimo acquisto, quindi diciamo che ancora sono presa dall'acquisto e quindi diciamo che è passata tra le mie preferite, però è normale che insomma bisogna vederle col tempo, le passioni, nel senso che ci sono delle borse che durano anni, sono sempre lì che vi piacciono, e delle altre che magari c'è il primo amore e poi passa tutto. Altra borsa che non mi avete mai visto forse, è questo verde particolarissimo, è tra un verde menta, no, neanche un verde menta, io non so spiegarvelo questo verde, non è un verde militare, non è un verde menta. È un verde vintage, non so come dirvi. Comunque è questa, che riprende molto la borsa Celine, quindi l'imitazione della Celine. Si porta quindi o a braccio sempre o a spalla. Io preferisco sinceramente portarle quasi tutte a spalla. Questa gliel'ho messa io perché era, l'avete visto infatti nell'altro video delle mie borse, era nella furla verde. E siccome ci stava ogni tanto lo sposto, anche se quello che non mi piace è che questo è color argento e la borsa invece in realtà ha la zip e le cromature color dorato, quindi non ci appizza molto per questo. Comunque dentro è fatta così, è tutta stampata, al solito ha le carte, ha la tracollina, anche se si porta tranquillamente a spalla con i manici che ha, per cui si porta così. E questa, non mi ricordo se è finta, no, 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 ci entra comunque il cellulare o il portamonete o se avete chiavi o fazzolettini, insomma. E questa è l'altra, i piedini. L'ultima, giuro che l'ultima poi non vi stresso più. È questa, che è una borsa vintage che io adoro, è di Ferré, Gianfranco Ferré. Ed è una borsa blu notte, un baulettone, tutto in vera pelle ovviamente, come sempre. E ha questo scomparto, il primo scomparto davanti, e poi ha la zip, sempre con la scritta Ferré, insomma è tutta loggata, firmata anche dentro, ha tutta l'interno insomma loggato. Ed è bella capiente. E questa ha la tracolla, tracolla lunga ma non lunghissima direi, per cui si porta così. È comoda, veramente comoda, 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 comoda. E poi le borse di qualità si vede perché comunque non ha un difetto, cioè le cuciture sono perfette, il fondo, nonostante sia una borsa comunque utilizzata, sfruttata, è perfetta. E quindi è sempre verde. Ci sono delle borse che veramente sono eterne, eterne come modello e come materiale, come qualità. Queste erano tutte le mie borse. Vediamo se ho veramente finito. Sì, stavolta giuro, giuro, ho finito. E questa era la mia collezione di borse. Un bacio al prossimo video. Ciao ciao!